purtroppo sono le conseguenze di questo virus maledetto che sta livellando tutti, sta distruggendo tutto ciò che anche di positivo, ma che purtroppo adesso diventa come un dover limitarsi necessariamente sotto tutti i punti di vista, compreso quello religioso. Difatti non faremo più questa cerimonia qui in Piazza del Gesù, ma ridurremo tutto qui nella Basilica. È la responsabilità di tutti i cittadini quando si dice che non tutto sarà come prima. Che significa? Significa un'assunzione di responsabilità, soprattutto un andare incontro ai bisogni dei più poveri, perché i più poveri diventano più poveri, i ricchi diventano più ricchi, e quindi si creano quelle situazioni tali per cui alla fine, se non si muore di virus, si muore di povertà e di miseria. Allora vogliamo in questa maniera ancora una volta dare speranza, perché tutti, assumendo la propria responsabilità, contribuiscono a superare questo momento di difficoltà. Io sono molto orgoglioso del fatto che in 24 ore abbiamo ricevuto 7.000 accrediti per i bonus alimentari del Comune di Napoli. Io credo che questo è l'esempio non delle parole, ma della concretezza. Arriveremo entro Natale a 50.000 famiglie, forse anche più, e sono i più poveri. Questa è una misura che ha voluto il Comune di Napoli e ha trovato la sensibilità del governo, quindi insieme stiamo lavorando in quella direzione. Poi si farà tanto per i senza fissa dimora nei prossimi giorni, sarà un Natale non di festa, perché c'è poco da festeggiare, sarà un Natale di solidarietà, di fratellanza, di sobrietà, però anche con un sorriso, perché Napoli è una città che non si fiacca, non si piega ed è pronta alla ripartenza. C'è un appello anche al governo a dare risorse per i poveri e per le famiglie in difficoltà, per il lavoro? Beh, soprattutto per il lavoro e per il sostegno a tutti quelli che sono rimasti privi di reddito, perché questa misura per i più poveri è una misura concreta che porta la firma dei sindaci e soprattutto della città di Napoli, che ha fortemente voluto quella misura. Invece per le categorie rimaste prive di reddito, prive di lavoro, penso a tutto il mondo delle attività produttive, credo che il governo sia arrivato un po' lungo, un po' impreparato, un po' in affanno per quest'autunno, quindi va a rincorrere la pandemia sociale, e questo credo che poteva essere evitato.